In questa puntata, rigassificatore a Piombino, Toscana Aeroporti, da chiostro a chiostro, Acerreto Guidi con la notte di Isabella. Al termine del lungo dibattito sulla comunicazione della Giunta in merito all'ipotesi di posizionare un rigassificatore nel porto di Piombino e alla situazione relativa alle infrastrutturazioni, alle bonifiche ed alla reindustrializzazione dell'area siderurgica, l'Aula di Palazzo del Pegaso ha votato a maggioranza la proposta di risoluzione del Partito Democratico con 22 voti a favore, 12 astenuti e un voto contrario, quello del portavoce dell'opposizione Marco Landi. Possono esserci tutte le normative che si vuole, ma l'obiettivo delle norme è sempre uno, la salute e la sicurezza dei cittadini. Quindi niente può transigere dal fatto di avere tutte le condizioni perché venga assicurato questo. Secondo elemento, io ritengo che Piombino debba avere diciamo una prospettiva nella logica e nella strategia del governo nazionale che ha deciso il posizionamento nel porto Piombino della nave di rigassificazione, tenendo conto di tutte quelle che sono state le esigenze che non sono state concretizzate in questi anni. Quindi ho fatto un memorandum che è un decalogo con 10 punti e che prevede una serie di adempimenti su cui io voglio diciamo così, una disponibilità e soprattutto una concretezza da parte del governo sul piano delle bonifiche, sul piano delle infrastrutture stradali che consentano di evitare il traffico che va verso il porto nella città, sul piano della nuova visione del promontorio e quindi sulla realizzazione di progetti di energie rinnovabili, eolica, fotovoltaica, ma anche di realizzazione di un distretto per la produzione di idrogeno. E poi il rilancio della siderurgia con forno elettrico, non certo con l'inquinante alto forno, e naturalmente anche il completamento dello stesso porto, che finora è stato realizzato a spese della Regione, né del Comune né dello Stato, della Regione Toscana, che ci ha messo 150 milioni per realizzare quella banchina dove andare il rigassificatore, e ancora ci sono opere per circa 120 milioni, cioè la seconda banchina e tutta una serie di opere complementari su cui nel momento in cui si utilizza quel porto il governo sicuramente si farà carico di realizzarle. Quindi il memorandum nel decalogo dei 10 punti è per me elemento fondamentale perché possa essere poi dato il via al lavoro di SNAM. Questa è una cosa inconcepibile, assolutamente da non fare. La città di Piombino ha già pagato in termini ambientali un prezzo altissimo, stiamo bloccando non solo lo sviluppo economico della città di Piombino che attende le bonifiche da decenni, ma mettiamo a repentaglio la sicurezza di un'intera città e soprattutto la trasformiamo in un obiettivo sensibile in caso di attacco armato o di attacco militare da parte della Russia. Deve essere un intervento che va nella logica di creare lavoro, creare ricchezza. Io mi auguro anche grandi opportunità per tanti cittadini della costa che possono a quel punto avere un approvvigionamento energetico magari senza sostenere dei costi. Questa deve essere una scelta importante. Quindi vantaggi per le imprese, vantaggi per i cittadini, opportunità per la Toscana, l'idea di andare avanti, di fare riforme, di fare investimenti, di andare e di credere in forme alternative di approvvigionamento energetico deve essere una risposta di autorevolezza che dà forza al nostro governatore. A me fa piacere che Italia Viva, sotto la mia firma, abbia presentato una risoluzione importante, condivisa anche dal collega Sguanci, che dà sostegno al presidente Gianni e come forza di maggioranza siamo stati la prima e l'unica a dare questo sostegno al presidente Gianni. Dovremmo ricevere rassicurazioni dal governatore Gianni, che evidentemente non ha ancora capito che ruolo è stato chiamato a compiere, perché lui è commissario per realizzare il gassificatore, non è commissario per decidere se fare o no il rigassificatore. Quindi che oggi venga a dire che firmerà soltanto se saranno garantite le condizioni nell'interesse della città di Piombino è sicuramente una bella posizione che da governatore della regione Toscana è giusto che assuma, e nessuno dubita che da governatore voglia tenere abbia a cuore la città di Piombino. Peccato che da commissario lui non debba decidere, hanno già deciso altri per lui,
ha deciso 3 mesi prima il ministro Cingolani, senza sentire nessuno, né tantomeno il sindaco di Piombino, che quell'opera si farà e si farà lì. Ci devono essere delle rassicurazioni che non possono essere eluse pur in presenza dell'interesse nazionale. Questo noi lo chiediamo con forza e la nostra voce vuole essere un supporto a tutti quelli che lavoreranno su questo, su questa questione, ma devono essere portati avanti con una forte attenzione, con una concertazione con il territorio, cosa che fino ad oggi il governo si è dimenticato di fare. Il presidente Giani si faccia veramente portavoce del sentimento dei cittadini di Piombino e dei sindaci della Val di Cornia che hanno chiaramente manifestato per il no a questa opera, che dovrebbe essere ricompensata, a quanto ci riporta il presidente in questa comunicazione, della quale non possiamo essere assolutamente soddisfatto e che differisce molto tra l'altro da quello che c'era stata presentata in forma scritta, di un elenchino di 10 punti di questo fantomatico memorandum che in realtà non è altro che compensazioni fasulle e che sinceramente non possono accontentare o compensare un bel niente, soprattutto un'opera come quella di una nave metaniera sul porto di Piombino, con tutti i rischi e le garanzie che non ci deve dare una società privata come Snam, ma ci deve dare il governo e le istituzioni. Toscana Aeroporti, consiglio regionale contrario alla distribuzione di 7 milioni di dividendi ai soci. L'Aula approva all'unanimità la mozione presentata da Fratelli d'Italia ed emendata dal Partito Democratico. Via libera anche agli ordini del giorno di Lega e Movimento 5 Stelle, respinta la proposta di risoluzione del gruppo misto Toscana Domani. Ma è evidente che la garanzia principale deve essere quella occupazionale, deve essere quella del fatto che le attività aeroportuali devono funzionare. Per una regione come la Toscana la fruibilità degli aeroporti, la funzionalità di una società così importante che consente in maniera integrata di lavorare sia a Firenze che a Pisa è fondamentale nella ripartenza del turismo. Lo stiamo vedendo in queste settimane in un contesto europeo che comunque vede i voli aerei in grave difficoltà, basta guardare il numero degli annullamenti che ci sono stati nelle ultime settimane, e quindi credo che quella scelta fatta a suo tempo sia stata importante, lungimirante, perché ha consentito di tenere in piedi un sistema che ha bisogno di fare investimenti, che ha bisogno di sviluppare, che ha bisogno di fare l'adeguamento delle infrastrutture. Penso alla nuova pista di Peretola e penso alla possibilità e al diritto che ha la città e la Toscana di avere un aeroporto all'altezza del blasone, della storia e del valore che ha la nostra regione e che ha il capoluogo della regione. Sì, Toscana Aeroporto ha ricevuto un contributo di 10 milioni di euro da parte della Regione Toscana per far fronte alla crisi pandemica, ma a fronte di quel contributo si era impegnata a garantire i livelli occupazionali. Garantire i livelli occupazionali vuol dire che se ci sono 1.000 dipendenti se ne mantengono 1.000 al netto di dimissioni, pensionamenti e via dicendo. In realtà questo non è successo, i dipendenti sono calati di circa 150 unità. Per di più non c'è stata l'integrazione degli stagionali, il cosiddetto supporto summer, perché comunque durante l'estate ci sono più passeggeri e c'è necessità di maggiori addetti, e per di più l'impegno riguardava sia il diretto che l'indiretto. Invece Toscana Aeroporti per mesi ha tentato di vendere Toscana Aeroporti Handling, che è un ramo della stessa società, quindi ha fatto tutto il contrario di quello che sarà impegnata a fare. Se ciò fosse vero, risultasse vero, deve restituire 10 milioni ai toscani, alla Regione Toscana, che noi chiediamo di dare alle piccole e alle medie imprese. Oggi c'è stato un passaggio importante in Consiglio regionale anche sui dividendi, perché a fronte di quei 10 milioni il CDA di Toscana Aeroporti ha deciso di dividere 7 milioni di utili. Siamo felici che la nostra mozione, di cui sono primo firmatario, che esprime contrarietà all'atteggiamento di Toscana Aeroporti che si è divisa gli utili, ovvero soldi che le avevamo dati, come Regione Toscana, sia stata votata all'unanimità da tutto il Consiglio regionale.
la nascita del sistema aeroportuale integrato, quindi con Toscana Aeroporti, che vede insieme Pisa e Firenze nell'ambito di un complesso sviluppo che non solo prevede interventi sulla pista di Peretola, ma anche interventi che già all'epoca erano previsti sullo scalo di Pisa, questo credo che oggi, ecco, debba essere la mission principale del socio pubblico, quindi spendersi in modo particolare sugli investimenti, oltre che, come dire, cercare di dire la propria dentro un CDA nel quale però naturalmente il nostro ruolo rimane molto marginale. Avevamo provato ad aprire una riflessione su questo, quindi se ci fosse eventualmente la volontà di Regione Toscana in qualche modo di ripensare a questo suo ruolo pubblico, magari attraverso un aumento della propria partecipazione societaria, non abbiamo trovato un'apertura. Io credo invece che nel complesso della revisione del pacchetto delle società partecipate si debba invece fare un'attenta valutazione di quelli che oggi sono settori strategici sui quali si vuole puntare e che possono anche rendere in termini di utili, e quelli che invece oggi appaiono settori in cui francamente non vediamo altra strada che la dismissione. Come Lega abbiamo presentato un atto, abbiamo chiesto alla Giunta regionale che faccia un'indagine appunto su tutto il settore, su tutte le dipendenze occupazionali, e che venga a settembre per farci capire, relazionare se veramente sono stati rispettati o no i livelli occupazionali, perché da quello che ci dicono i sindacati e tutte le persone che abbiamo incontrato, piuttosto purtroppo questo patto non è stato rispettato. Siamo finiti su un giornale inglese, un tabloid inglese, ma non perché si parla di nuovi numeri e si dice che finalmente la Toscana riparte, ma perché abbiamo tenuto una serie di cittadini e una serie di visitatori della nostra Toscana rinchiusi per ore vicino ad un gate, perché praticamente non si sapeva se un volo partiva oppure no. Questa non è l'immagine della Toscana che noi vogliamo, questa non è l'immagine che i toscani meritano, e soprattutto dopo un contributo di 10 milioni credo che gli investimenti di Toscana Aeroporti debbano essere altri rispetto a no personale e a chiusura di alcuni servizi. Enogastronomia da chiostro, due serate per degustare le eccellenze pratesi. Lunedì e martedì 4 e 5 luglio gli chef e i maestri pasticceri presenteranno nel cuore del centro storico piatti della tradizione culturale e nuove creazioni dolciarie. Sono due chiostri delle chiese storici di Prato. L'idea è quella di valorizzare i ristoratori e i pasticceri della provincia di Prato. Quindi avremo la possibilità di degustare nel chiostro di San Domenico i ristoratori, i piatti che appunto i ristoratori presenteranno in quell'occasione, e devo dire che insomma si sono dati veramente da fare i nostri ristoratori della provincia di Prato. Alcuni presenteranno, pensate, alcune ricette che hanno proprio una cultura e risalgono a una storia culinaria e culturale della provincia di Prato. Mentre nel chiostro della cattedrale Santo Stefano avremo la possibilità di incontrare i quattro pasticceri che presenteranno per la prima volta quattro nuovi dolci, quindi con quattro nomi che proprio hanno dato nel battezzarli, nel crearli, e quindi è un modo di vivere un centro storico in maniera diversa, quindi in tutta relax passeggiare per Prato, per il centro storico, e avere la possibilità di vedere da varie angolazioni il centro storico di Prato, che devo dire è bellissimo. Chi acquista appunto il pacchetto degustazione c'è anche la possibilità di vedere il Museo dell'Opera del Duomo, che a mio avviso è veramente una cosa bella e interessante da vedere. È una, diciamo, iniziativa che abbiamo pensato e diciamo, presentato a Vetrina Toscana, quindi con il contributo appunto di Vetrina Toscana, Regione Toscana e Union Camere e Camera di Commercio Prato e Pistoia, e anche il contributo del Comune di Prato. Oltre a questo abbiamo anche altri partner che ci hanno voluto sostenere donandoci un contributo, e quindi Alia Servizi Ambientali, Consiag e Extra, e la Pieragnoli, che è il fornitore ufficiale per quello che riguarda i prodotti che i nostri ristoratori useranno per appunto realizzare queste ricette. Evento a Cereto Guidi con la Notte di Isabella, un viaggio nella magia del Cinquecento. Siamo molto contenti perché un evento così importante ritorna finalmente a Cereto dopo 2 anni di stop per ovvi motivi.
Sono stati 2 anni intensi, impegnativi, pieni di tanti problemi e avere la possibilità con le nostre associazioni di ritornare a organizzare un evento così grande ci riempie d'orgoglio, perché siamo arrivati alla 10ª edizione nonostante lo stop degli ultimi 2 anni. Quindi Cerreto è in via di organizzazione, sabato 2 e poi domenica 3, la notte di Isabella ripropone l'arrivo di Isabella de' Medici, quindi la figlia prediletta di Cosimo I. Siamo nella seconda parte del 1500 e quindi tutte le persone che arriveranno troveranno il borgo in quel momento, cioè in quell'atmosfera da tutti i punti di vista, per le osterie, per gli spettacoli, per le attrazioni, ovviamente per la storia di Isabella che noi cerchiamo tutti gli anni di riportare a conoscenza di tutti i nostri visitatori.